della seconda puntata di Yuki racconta. Oggi abbiamo un ospite intruso, ma poi alla fine della favola vi racconto la sua storia. Comunque questa favola è stata modificata da mio papà tratta da un'altra favola famosa che voi dovrete indovinare alla fine del video. Ovviamente nei commenti sotto quando scriverete la mamma, ecco. Allora iniziamo. Voglio precisare, scusatemi se a volte farò dei errori, ma sono una bambina piccola e ancora ho imparato molto bene a leggere, che è molto vero questo qua. Allora iniziamo. C'era una volta, tanto tempo fa, un piccolo villaggio circondato da una grande foresta selvatica. Questo villaggio era composto da poche famiglie che si conoscevano tutte tra di loro. Visto l'ambiente selvatico che li circondava, quando gli abitanti dovevano attraversare la foresta, andavano sempre in gruppo per via di animali feroci che ci abitavano. Nel periodo invernale, gli animali per via del poco cibo si avvicinavano di più al villaggio per la fame. Yuki, che viveva in questo villaggio ed era conosciuta da tutti e aiutata perché purtroppo non aveva più i suoi genitori ed era rimasta orfana con i suoi fratellini. Ed essendo la più grande doveva badare a loro come se fosse la loro mamma. Lei era ancora piccola, ma davanti ai suoi fratelli si faceva forte e sicura di sé, altrimenti non poteva assicurare i suoi fratellini nella vita di tutti i giorni. Ma in realtà quando era sola era molto triste e piangeva spesso e si chiedeva sempre se sarebbe riuscito a prendere il posto ai suoi genitori e crescere i suoi fratellini. Un giorno viene a sapere che sua nonna, che si era ammalata, decide di partire per andarla a trovare, ma abitava lontano da lei. Per arrivare doveva attraversare il bosco lì, il quale era pieno di pericoli e molto selvatico. Gli abitanti del paese la volevano fermare per via del pericolo che poteva incontrare lungo la strada, ma lei, che era una testarda, per non passare dalla fifona davanti ai suoi fratellini, decise di partire lo stesso, lasciando i fratellini alle cure dei vicini. In realtà aveva molta paura e dopo i primi passi fatti nel bosco si spaventò subito dai rumori fatti dalle foglie. Come si sa, nel bosco in silenzio si sentono molti suoni di tutti i generi. Un po' alla volta si abituò e per cercare di non aver paura incominciò a cantare le canzoni che gli ricordavano i suoi genitori, che le cantavano per farla addormentare quando era piccola, così riusciva a farsi forza. Da quelle parti si stava girando un lupo e tutti sanno che di solito solo con l'odore dell'uomo scappano dalla paura, ma il freddo e le poche prede che giravano in quel periodo per via dell'inverno lo avevano affamato, per cui tutti i suoi timori e prudenze avevano lasciato il posto alla fame e il lupo si mise in agguato nell'attesa che passasse qualcuno. In quel momento sentì una canzone, decise di seguirla e quando avvistò una figura umana decise di mettersi in agguato e aspettava con pazienza il suo pasto. Ma a un certo punto, mentre Yuki cantava, si avvicinava inevitabilmente al lupo in agguato. Il lupo vide sempre più nitida la sagoma della bambina, che fino a quel momento aveva potuto sentire solo la sua voce, e iniziò a leccarsi i baffi dal pensiero di quel pasto succulento. Quando vide vicino che la sua preda aveva delle belle corna, anche se piccole ma molto affilate, si fermò a pensare. Sicché poteva essere una preda facile, ma c'era il rischio che nella lotta si poteva ferire. E tutti sanno che qualsiasi predatore ferito non può più cacciare e rischia di morire di fame. Ovviamente non conosceva il carattere non molto coraggioso di Yuki, così per il momento si ritirò e decise di seguirla da lontano, orientandosi con la sua voce. Con il passare delle ore, il lupo vide che aveva preso un sentiero che portava solo in una direzione e, sapendo già che dove andava, si lanciò di corsa attraverso scorciatoie che solo lui conosceva. Per
Così arrivò a casa della nonna prima di lei, perché Yuki, per la paura di brutti incontri, per non farsi male, camminava piano e nel sentiero principale, più comodo, tanto non sapeva il pericolo che stava correndo. Così, piano piano, arrivò alla casa della nonna. Ma prima di bussare si sedette sul ceppo dell'albero per riposarsi perché gli facevano male le gambe e soprattutto posò per terra un bel cesto pieno di cibo e medicine per la nonna, dono fatto dagli abitanti del villaggio che la conoscevano bene, perché si recava spesso a trovare Yuki e i suoi fratellini. Dopo aver riposato qualche minuto si alzò e andò a bussare alla porta, ma non avendo avuto risposta non si era allarmata, poiché sapeva che la nonna era un po' sorda e poi visto che si era fatto tardi e che era buio, aveva pensato che era a letto a dormire. Il lupo approfittò con calma della situazione per richiudere la nonna in cantina, essendo anziana e malata, e non fece resistenza. Mentre Yuki pensava a come entrare, il lupo si travestì da nonna e si mise nel letto aspettando l'arrivo della bambina. Nel frattempo, Yuki cominciava a preoccuparsi, essendo una porta vecchia, riuscì ad aprirla e corse subito in camera. La camera quasi totalmente al buio, ed essendo il lupo a letto, con quasi tutta la testa sotto la lenzuola, non riuscì a riconoscerlo. Yuki cominciò a parlargli e disse: «Ciao nonna, come stai?» E la nonna rispose: Sto abbastanza bene. «Ma che voce strana, nonna!» gli disse Yuki. E la nonna rispose: Ho solo mal di gola e mi manca il fiato. Poi Yuki si avvicinò per vederla meglio e disse: «Che occhi grandi che hai!» E la nonna rispose: È per vederti meglio. E Yuki disse: «Ma che orecchie grandi che hai!» E la nonna rispose: È per sentirti meglio. E Yuki disse: «Che bocca grande che hai!» Ed essendosi avvicinata, il lupo gli disse: È per mangiarti meglio. E gli saltò addosso. Yuki prese un spavento, ma grazie al suo istinto di sopravvivenza riuscì a liberarsi dalla presa. Il lupo, preso in contropiede, sbagliò e cadde a terra, e con tutto il coraggio che aveva addosso, pensando ai suoi fratellini che sarebbero rimasti soli al mondo, si buttò sul lupo con tutta la forza che aveva e riuscì a farlo scappare con la coda in mezzo alle gambe. Ripresa dallo spavento, andò a liberare la nonna e la rimise a letto. Il giorno dopo, la nonna, grazie agli occhi, iniziò a stare meglio. Quindi gli diede le ultime cure e decise di partire a fare ritorno a casa, poiché non vedeva l'ora di ritornare ai suoi fratellini. E durante il viaggio di ritorno, il bosco non gli faceva più paura perché aveva sconfitto il lupo, e questa paura la rese più forte per affrontare la vita che aspettava davanti a sé e ai suoi fratellini. E così vissero tutti felici e contenti, tranne il lupo, che si stava chiedendo ancora come poteva essere stato battuto da una bambina così piccola. Lui non poteva sapere che qualcuno aveva il comando delle persone che amare poteva tirare fuori un coraggio e una forza da leoni. Così il lupo decise da quel momento non si sarebbe avvicinato più alle case e si sarebbe adeguato, cercando di vivere con quello che la natura gli forniva. Eccoci qua. La storia finisce qua. Scusatemi se ho sbagliato, ma sono molto emozionata anch'io. Questa storia l'ha fatta il papà da un'altra storia, da un'altra favola vera. Adesso vi racconto il motivo per cui c'è l'intruso qua. Stamattina è successo un incidente. Il papà, mentre faceva le pulizie, aspettate che mi si stava levando il cappellino, sa che è Natale, devo portarlo, ecco. Mentre faceva le pulizie, Kuro, vero Kuro si chiama, facciamo silenzio perché io no, Serenity mi sa che è partita, non ha fatto più più, però mi sa che è partita. Oh, ecco, vedi che è contenta, ha preso un po' paura, ma mi sa che
Curo ha più paura ancora di lei. Insomma, stamattina cos'è successo? Il papà doveva lavare il sole e ha preso tutto il sole insieme. Non sapeva che dentro stava ancora dormendo Yuki, l'ha buttata in lavatrice, poverino. E cosa è successo? Praticamente alla fine ha aperto la lavatrice e ha scoperto una codina che usciva. Ha detto, oddio, ha detto, cosa ha fatto il Kuro? È stato lavato, poverino, ed è uscita tutta tremante, paurosa, che piangeva. E adesso ha voluto stare vicino a Serenity. Ma papà gli è piaciuto molto, non ha fatto apposta. Ma sono cose che succedono, la prossima volta starà più attento. Ecco, qui finisce la nostra storia, spero che vi sia piaciuti. Se la mamma vuol dire qualcosa, perché rideva, io ho fatto fatica a raccontare la storia, perché sempre rideva, insomma. Povero Kuro, è finita in lavatrice. Non ha fatto apposta. Come si fa a non accorgersi che c'aveva ancora un figlio nel letto? Era lì, dormiva tranquillamente, non russava neanche. E vabbè, come si è svegliato, poverino, affogato? Mi sa, ma ormai i coccodrilli vivono in acqua, avrà resistito, poverina, ma solo un piccolo programma da 2 ore, poverina. E quando l'ha trovato, cosa è successo? Ha superato Menea, cos'era quello? No, di sicuro. Adesso non mi so venire in mente il nome della persona che non c'è più, poverito. È morto, poverino. Tanto per rimanere in un racconto felice. Ecco, tanto per rimanere in un racconto felice. Bene, insomma, io mi fermo qui, spero che abbiate capito che favola era. E basta, ecco. Ok a tutti. Quindi noi vi salutiamo, spero che la favola vi sia piaciuta. Purtroppo il tempo è quello che è, quindi ne abbiamo adattata una, rendendola un attimino simpatica, solo che non è facilissimo leggere. Diciamo che se avesse letto la mamma era meglio. Io sono piccola e fa scriverle nel discorso e leggere un altro, ecco, va bene? Sei felice adesso che hai letto la tua storia settimanale? Da morire, guarda! Ecco. Va bene, allora noi vi salutiamo e vedremo che storie raccontare settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti!